C'era una volta, in una terra lontana, lontana, una bellissima giovane dal cuore puro. Un giorno la madre morì e suo padre si risposò con un'altra donna. La matrigna, dal cuore malvagio, aveva due figlie malvagie quasi quanto lei. La matrigna e le sorellastre trattavano la giovane molto male. Non puoi sederti al tavolo con noi. Infatti, come ti viene in mente? Ops, è caduto il bicchiere. Sbrigati a raccoglierlo, Cenerentola. Mentre erano fuori a divertirsi, lei doveva rimanere a casa a fare i lavori domestici. Tutti la chiamavano Cenerentola, perché quando si stancava si sedeva davanti al camino e, mettendosi il gatto tra le gambe, cercava di riscaldarsi con l'ultima fiamma morente, sporcandosi tutta di cenere. Un bel giorno ricevettero un invito da palazzo. Si terrà un ballo al palazzo in onore del principe, e tutte le donne eleggibili al matrimonio sono invitate. Mentre la matrigna e le sue figlie si preparavano per il ballo, Cenerentola le aiutava a controvoglia. Dovete essere le più belle ragazze del ballo. Il principe deve scegliere voi. Perché non posso venire? Tutte le ragazze eleggibili sono invitate. Davvero? Ed è quello il vestito con cui vorresti venire al ballo? Quando arrivò il giorno del ballo, Cenerentola era rimasta a casa tutta sola e non riuscì a trattenere le lacrime. In quel momento, una luce brillante apparve dal camino. Attraverso la luce, ecco una bellissima fata. Cenerentola non riusciva a credere ai suoi occhi. La fata era la mamma. Madre! Ciao, mia adorata. Sono venuta ad aiutarti. Anche tu andrai al ballo a palazzo. Dici davvero? Ma come? Con il mio aiuto. Ora vai e prendi la zucca più grande del giardino. E il tuo gattino, sbrigati e portami anche 7 topini. Con un tocco magico, la fata trasformò la zucca in una bellissima carrozza. Puntò poi la sua bacchetta magica verso i topini. Uno dei topini diventò il guidatore e gli altri 6 si trasformarono in cavalli bianchi. Ora tocca a te. Sembra una principessa! Ma madre, io non sono in grado di ballare. E se il principe mi chiedesse di farlo? Ecco qui, mia cara. Con queste scarpette magiche sarai la migliore ballerina fra tutte. Devi fare un ballo con il principe. Oh, non dimenticare, mia cara, la magia sparirà esattamente a mezzanotte, quindi dovrai lasciare il ballo entro il 12° rintocco. Grazie tante, madre, davvero. Tornerò prima di mezzanotte, te lo prometto. Madre, sarò in grado di vederti ancora. Sarò sempre al tuo fianco. Quando Cenerentola entrò nel palazzo, così bella ed elegante, improvvisamente tutti si voltarono verso di lei. Anche le sue sorellastre non la riconobbero, e il bellissimo principe rimase ipnotizzato dalla sua bellezza. Il re e la regina ammiravano molto Cenerentola. Ora sì che si ragiona, quella sì che è una vera principessa. Il principe chiese subito a Cenerentola di ballare. Cenerentola fluttuava sulla pista da ballo grazie alle sue scarpette magiche. La matrigna e le sue figlie rimasero senza parole dalla sua bellezza ed erano piene di rabbia e gelosia. Cenerentola era così felice,
non si accorse di quanto velocemente il tempo stesse passando e dimenticò la promessa fatta alla madre. Improvvisamente, l'orologio sul muro colse il suo sguardo. Era quasi mezzanotte. Lasciando il principe imbambolato, scappò via dalle scale della sala. Proprio mentre stava correndo, una delle sue scarpette magiche scivolò via dal piede. Ma non c'era abbastanza tempo per tornare indietro a raccoglierla. Rincorrendo Cenerentola, il principe trovò la sua scarpetta sulle scale. Devo trovare presto la proprietaria di questa scarpetta. Se è necessario, viaggerò per tutto il paese. E così fece. Viaggiò per tutto il paese, bussò ad ogni porta e permise a tutte le ragazze di provare la scarpetta. Ma la scarpa non calzava a nessuno. Finché finalmente arrivarono a casa di Cenerentola. Entrambe le sorelle provarono la scarpetta. Su, avanti, continui a spingere. Sì, sì, i piedi di mia figlia sono gonfi per la stanchezza. Ma la scarpetta non calzò a nessuna delle due. L'uomo disse al capitano di aver visto un'altra ragazza in casa. C'è un'altra signorina in casa. Appena Cenerentola indossò la scarpetta, l'uomo capì che le apparteneva perché le calzava al piede come un guanto. Deve venire con noi a palazzo. Il nostro principe l'attende. Gli uomini del principe portarono Cenerentola a palazzo. Quando il principe vide Cenerentola, la riconobbe subito e fu molto felice di vederla. Si inginocchiò e le chiese di sposarlo. Mi sposerai, principessa? Immediatamente, con grande piacere, Cenerentola accettò la proposta del principe. E vissero per sempre felici e contenti. Ma come ha fatto la scarpetta a non esaurire la sua magia? Sarò sempre al tuo fianco. Ma certo, oh madre, grazie di cuore.